Sì, grazie. Buongiorno a tutti, sono Michele Giunti e sono qui per presentarvi i risultati di un lavoro iniziato nel 2014 nel Parco Nazionale del Gran Sasso e grazie a un finanziamento del Ministero specifico su fondi della biodiversità a cui hanno collaborato anche colleghi e amici insomma, dell'Università di Firenze, oltre che al personale del parco e all'Università di Camerino. E questo lavoro riguarda appunto una specie invasiva di origine sudafricana, e probabilmente insomma, la conoscete perché è molto diffusa anche in Umbria. E si tratta appunto di un'asteracea, è una pianta erbacea però perenne, può arrivare fino a quasi un metro d'altezza, è molto vistosa perché fa dei fiorellini gialli con una fioritura molto prolungata, praticamente da aprile fino a dicembre, talvolta anche a gennaio arriva. E dipende un po' dalla quota chiaramente, e ha un portamento sì, cespuglioso e produce una quantità enorme di semi, sostanzialmente ogni pianta porta in media un centinaio di capolini, ma ci sono piante appunto più adulte, insomma più vecchie, che riescono a portare anche fino a 600 capolini, ogni capolino contiene un centinaio di semi, quindi immaginatevi il numero di semi spropositato, appunto di alcune decine di migliaia per ogni pianta. È una pianta a impollinazione entomofila, quindi è frequentata da moltissimi insetti, soprattutto ditteri, ma anche menotteri e lepidotteri. E ha una disseminazione invece anemofora, cioè con il vento. E diciamo, una specie appunto, di origine sudafricana che ha colonizzato negli anni e nei decenni passati svariate parti del mondo. In Europa è arrivata alla fine del XIX secolo e pare che diciamo, la diffusione sia dovuta accidentalmente al seme contenuto in partite di lana grezza. Quindi i primi centri di diffusione hanno coinciso con i lanifici sostanzialmente. Infatti anche in Italia la prima segnalazione si avvicina a Verona a metà del secolo scorso. Poi da lì ha avuto una diffusione enorme, in Europa ormai è diffusa in tutti i paesi e ogni anno escono fuori nuove segnalazioni in paesi dell'est europeo. Frequenta soprattutto ambienti disturbati, quindi banchine stradali, il sedime delle ferrovie, al bordure dei campi oppure campi temporaneamente incolti. Ambienti dunali, soprattutto ambienti dunali delle coste atlantiche del Belgio, dell'Olanda, della Francia. Ed è diciamo, trasportato, i semi vengono trasportati dal vento, dagli animali, ma anche dai mezzi stradali e ferroviari e dai cantieri. Diciamo. La distribuzione italiana adesso recentemente è stata trovata anche in Puglia e quindi praticamente interessa tutta l'Italia. È ritenuta invasiva nella maggior parte delle regioni. E già in Nord Italia sono comparsi appunto diverse mappe di distribuzione che testimoniano insomma, l'avanzata di questa specie. Che potremmo, diciamo, sebbene appunto sia interesse per tutte le regioni, in realtà risulta particolarmente diffusa in due ambiti geografici ben distinti. Uno è l'ambito diciamo, pedemontano alpino, riesce a spingersi anche oltre 1900 metri in Val d'Aosta, nelle posizioni più favorevoli, quelle più calde, e un altro è l'ambito diciamo appenninico dell'Appennino centrale, dove trova condizioni, perché è indifferente al substrato, però trova condizioni favorevoli più in ambito calcareo, per motivi proprio di recettività dell'habitat. E nei massicci calcari dell'Appennino centrale la specie è molto frequente. Come tutte le specie aliene invasive che si rispettano, possiedono impatti, cioè diciamo, sono stati conosciuti ormai impatti di vario genere, impatti economici, sanitari e ultimamente anche legati alla biodiversità. Sugli impatti sanitari questa specie è molto studiata ultimamente, un po' come tutte le specie che contengono alcaloidi pirolizidinici. E questa specie contiene una quantità elevatissima di due alcaloidi in particolare, retroorzina e senoscenina, che sono i più pericolosi, che
possono portare alla morte il bestiame o comunque all'intossicazione, diciamo, il bestiame se si è consumato, se viene consumato fresco che è consumato affinato. Difficilmente viene consumato fresco, a parte gli ovini che possono consumarlo perché non sentono, cioè non riescono a metabolizzarlo e non e quindi non diciamo lo appetiscono ugualmente. Invece gli animali che sono più sensibili, tipo i cavalli o anche le vacche, allo stato fresco non lo consumano perché il sapore amaro non lo gradiscono, diciamo, della pianta, ma affinato lo possono consumare. E pensate che sono sufficienti anche pochi centinaia di grammi al giorno di fieno che contiene questa specie perché l'animale possa subire lesioni, soprattutto al fegato, e quindi arrivare a una debilitazione, insomma, o addirittura anche a casi letali. L'impatto sulla biodiversità, questa specie, diciamo, ultimamente è stata studiata anche da questo punto di vista, però sono ancora poche le esperienze. Certamente è una specie che laddove si diffonde tantissimo, quindi non solo sui margini stradali, non solo in ambito fortemente antropizzato come le ferrovie, per esempio, dicevo appunto, dove si spinge oltre, interagisce con una molteplicità di elementi naturali, in primis insetti. Quindi è chiaro che un impatto risulta facilmente prevedibile, è solo, diciamo, ancora difficile da studiare e da valutare. Ultimamente è uscita una pubblicazione nel 2017 che dimostra come la specie interagisca a livello dell'isosfera e che provoca un impatto forte sulla componente dei nematodi. Quindi cambia il chimismo, cioè cambia di fatto la componente animale della fauna, diciamo, della rizosfera. Con tutte queste premesse il Parco Nazionale Gran Sasso ha dal 2014 cercato di valutare la presenza di questa specie, che risultava già in prima analisi molto presente. Da questa mappa, non so quanto si riesca a vedere bene, ma la specie risulta molto diffusa soprattutto nel settore meridionale, quindi quello sostanzialmente più caratterizzato da pascoli e più caldo della catena del Gran Sasso. Quindi luoghi come Barisciano, l'area della Baronia, insomma, e anche a Sergi, eccetera. Quindi sostanzialmente coincide con la provincia dell'Aquila. E mentre nei settori più settentrionali la specie, a causa del fatto che sono presenti moltissimi boschi, risulta assai meno presente. E com'è che si propaga? Si propaga soprattutto, come abbiamo detto, lungo la viabilità. E quindi è facile vedere come dai margini stradali la specie approfitti della presenza di aree fortemente pascolate, come quelle si vede qui in questa foto, per diffondersi facilmente con il vento o anche con il passaggio degli animali. Ma si propaga velocemente anche grazie a cantieri stradali. Per esempio, questo è uno dei diversi mucchi di ghiaino, insomma, materiale che viene stoccato magari nei centri, appunto, dove gli automezzi sostano per poi prendere il materiale e andare a portarlo per effettuare lavori, diciamo, e su questi mucchi di ghiaia o di rena la specie si insedia facilmente e poi prendendo questo materiale viene propagata anche a distanza. Qui è un caso in cui si è visto come i lavori stradali abbiano portato proprio alla comparsa della specie, dove prima sicuramente non era stata rilevata perché c'eravamo, diciamo, passati e avevamo fatto un accurato censimento. Quindi nel giro di una stagione, dopo i lavori, la specie ha fatto il suo ingresso. Qua si vede molto bene come un versante che è stato interessato da lavori in epoca sicuramente passata, dove fra l'altro è presente una stazione di una specie molto rara, endemica di interesse della direttiva Habitat, quindi insomma di interesse comunitario, e in questa diciamo scarpata dove è presente materiale sciolto, eccetera, la specie è entrata prepotentemente e quindi costituisce una minaccia per questa stazione di questa specie rara. Ecco, nel Gran Sasso però, a differenza di tantissime altre aree anche del nord Italia dove la specie comunque è presente, nel Gran Sasso si assiste a una straordinaria capacità di diffusione in ambito, diciamo, naturale o seminaturale, quindi praterie, non praterie primarie, ma praterie secondarie pascolate,
anche intensamente, e soprattutto interessate da interventi di scasso e dissodamento del terreno. E queste praterie, comunque anche quelle scassate, insomma dissodate, magari per effettuare interventi di piantumazione da parte della forestale nei decenni passati, non andate nemmeno a buon fine, dicevo, queste praterie comunque sono praterie di valore, sono praterie interessantissime, sono habitat di interesse comunitario. Vedete, questi sono tre habitat che sono presenti in queste praterie e sono tutte interessate dall'invasione. Questo è un caso abbastanza emblematico, dove si vede da una parte un'area che non è stata interessata da interventi di scasso del terreno e che risulta sostanzialmente priva del senescio, perché il cotico è molto compatto e quindi la specie non riesce a entrare, mentre la parte destra invece la specie è diffusissima. Ma è diffusa anche nei seminativi, laddove a un anno magari di intervento e di semina e di gestione, diciamo, seguono anni di relativo abbandono. La specie riesce a entrare e questi sono casi pericolosi, perché sono i casi in cui un intervento di produzione di foraggio, diciamo di sfalcio e produzione di foraggio, poi può mettere a rischio la qualità del foraggio e di conseguenza il bestiame. E poi abbiamo trovato anche casi in cui la specie risale agli aioni, che sono molto frequenti nella zona del Gran Sasso e che costituiscono un habitat anch'essi. Quindi la dimensione dell'invasione è questa al momento. Su circa, la specie è presente su circa 50 km di viabilità di vario tipo, da statali ma anche viabilità minore e sterrate, diciamo. E che copre sostanzialmente un centinaio di ettari, perché si sta parlando dei bordi del margine della strada che la specie riesce tranquillamente a occupare una decina di metri per lato. E poi la specie è presente invece in aree molto più vaste, a densità variabile. Qui abbiamo utilizzato una scala logaritmica che addirittura arriva fino a contare da 100.000 a 1 milione di esemplari a ettaro, in alcuni casi, chiaramente molto limitati, però per dire, vi sono aree come estese 6 ettari dove ci sono presenti sostanzialmente più di una pianta a metro quadro. In totale quindi si arriva a una superficie occupata di circa 500 ettari. Abbiamo fatto un monitoraggio floristico utilizzando plot dove la specie veniva semplicemente monitorata, altri plot dove invece la specie veniva eradicata dopo aver fatto il monitoraggio della vegetazione, della flora presente, e altri plot di controllo dove la specie ancora non era presente. È interessante vedere come nei 3 anni che abbiamo utilizzato, il 2015 non è stato fatto rilievi, nei 3 anni che abbiamo monitorato, la specie mostra un incremento, seppur lieve, nelle aree di controllo, quindi da dove la specie non era presente, la specie è entrata nel 2016 e poi è rimasta sostanzialmente stabile. Considerate che il 2017 è stato un anno terribile, non è piovuto e anche il senescio ha, diciamo, accusato molto questo, dal punto di vista climatico, quest'annata. E mentre laddove la specie è stata, diciamo, eradicata a mano, estirpata, ha dimostrato un calo, diciamo, della presenza. E invece dove la specie non è stata eradicata, la specie ha comunque mostrato un calo, perché dovuto all'effetto della stagionale. Mentre per quanto riguarda il monitoraggio delle altre specie, diciamo, delle specie controllate e rilevate, abbiamo visto come vi sia un effetto negativo da parte del senescio, sia per quanto riguarda la ricchezza specifica, sia per quanto riguarda la diversità. Quindi all'aumentare della copertura del senescio, la ricchezza e la diversità specifica diminuiscono. Abbiamo effettuato poi un'analisi multivariata della composizione qualitativa dei plot e abbiamo visto come effettivamente il senescio provochi un effetto anche sulla composizione specifica e da un punto di vista qualitativo, quindi non quantitativo come abbiamo visto prima, e anche se chiaramente si tratta di un effetto non ben chiaro e definito, ma vi sono specie che appaiono più presenti laddove il senescio è maggiormente abbondante, specie dove invece appaiono meno presenti e quindi
tendenzialmente risentono dell'abbondanza del senecio, come il Terrium montano. E facendo un'analisi però sulla, quindi un'analisi sulle specie indicatrici, si può vedere come vi sia una maggiore frequenza di alcune specie laddove il senecio è più abbondante e di altre specie laddove il senecio è meno abbondante. Quindi ci sono risultate le specie presenti, maggiormente presenti dove c'è più presenza di senecio, mentre 29 sono le altre specie che risultano più abbondanti laddove è presente il senecio. Tra quelle 15, quindi, dove più frequenti nelle aree invase, vi sono sostanzialmente specie ubiquitarie, mentre fra le 29 specie che risultano più abbondanti nelle aree dove c'è meno senecio, vi sono specie considerate indicatrici di qualità degli habitat e di interesse comunitario che abbiamo visto prima. Abbiamo poi elaborato un modello di distribuzione potenziale per capire come dalle caratteristiche ecologiche, diciamo, relative alle presenze del senecio, come grazie a queste caratteristiche la specie possa invadere nuovi terreni, quindi qual è il potenziale invasivo della specie nel territorio esaminato. Abbiamo considerato variabili di vario genere, altitudine, esposizione, inclinazione, eccetera, caratteristiche dell'uso del suolo e distanza dalle strade. Abbiamo visto che la distanza dalle strade è un elemento fondamentale. E questa è una mappa relativa ai dati che abbiamo, diciamo, sulla distribuzione che abbiamo rilevato nel 2016. Quindi, come potete vedere, la specie in alto a destra è la distribuzione reale, quindi quella attuale, mentre la mappa più grande mostra la capacità che ha di invadere altri terreni, altre aree, se lasciata indisturbata. Abbiamo provato anche a focalizzarci, affinando ancora di più queste variabili, quindi su un'area più ristretta, sebbene grande, e abbiamo provato appunto a fare un modello quindi ancora più fine, utilizzando per esempio anche quei puntini neri che vedete indicano i gruppi di pietre, le specchie, come si chiamano in Sud Italia, oppure le macie, si chiamano in Toscana, quindi le pietraie, diciamo, che sono importanti perché sono i primi punti che la specie colonizza a distanza dal margine stradale all'interno dei campi, perché trova le condizioni più ideali, però poi da lì si spinge e riesce a entrare anche nei pascoli, laddove si creano le condizioni adatte. E quindi con una serie di variabili appunto più fini che siamo riusciti a ottenere, anche facendo un uso del suolo molto più definito, si possono vedere come i fattori che entrano in gioco, ecologici, diciamo, sulla distribuzione della specie, sono questi principalmente: la distanza dalle strade, l'altitudine. Sul Gran Sasso riesce ad arrivare per ora fino ai 1500 metri. L'inclinazione, i fattori, cioè la presenza di ambiti antropizzati, quindi cave o edifici, eccetera. La presenza di praterie exeriche e la distanza appunto anche da queste pietraie. Poi abbiamo fatto un monitoraggio che interessava specificatamente le strade, proprio perché abbiamo capito come la viabilità rappresenti un elemento centrale, focale, per contrastare, diciamo, la diffusione del senecio. E abbiamo fatto questo monitoraggio considerando un certo numero di plot, 6 per ogni tipo, di plot di controllo dove il senecio non c'era, plot invece dove il senecio c'era ma viene stirpato a mano, e plot invece dove il senecio c'era e veniva tagliato con un decespugliatore, simulando un po' l'effetto che fa la provincia, perché abbiamo fatto su una strada provinciale, che fa la provincia quando passa con le macchine per sfalciare, che lo fa chiaramente, quando è che lo fa? Lo fa quando le piante sono già grandi, tendenzialmente in questi posti e a queste quote lo fa intorno ai mesi di luglio, quando le piante sono già in fiore e hanno già disseminato, oppure stanno disseminando, quindi non fa altro che propagare la specie in maniera esponenziale. Quindi noi invece abbiamo fatto lo sfalcio prima, quindi verso la fine di giugno, quando la pianta era in fiore ma non in fruttificazione, quindi anticipando, diciamo, la produzione di seme. E abbiamo cercato di vedere che effetto faceva. Sono 900 plot, quindi insomma un monitoraggio abbastanza intenso. E abbiamo visto come tra il 2016 e il 2017, quindi facendo
due interventi, quindi i risultati del 2018 non ce l'abbiamo, sarà interessante vedere se la tendenza sarà sempre quella, però già con un anno diciamo di controllo si vede come, dove l'abbiamo estirpato abbiamo un crollo della presenza, quindi già è sufficiente un anno di estirpazione per avere un buon risultato sui margini stradali. Dove l'abbiamo sfalciato c'è comunque una diminuzione della presenza. Invece il controllo è stato, diciamo, poco, c'è poca variabilità, perché però un leggero calo c'è stato proprio perché mi riferimento all'anno molto critico è stato quello del 2017, ma sostanzialmente un equilibrio. Quindi significa che sfalciare prima che la specie vada a fruttificazione aiuta, quindi basterebbe anticipare, diciamo, e il periodo rispetto a quello che viene fatto di solito, però è chiaramente più efficace l'estirpazione manuale. Interventi più seri, sì, interventi seri di contenimento sono stati fatti su circa 90 ettari, queste sono le zone, e anche in questo caso si conferma, sempre con l'estirpazione manuale, si conferma come facendo l'intervento un anno e l'anno successivo si riesce non dico a eradicare la specie, però a abbattere notevolmente la quantità, sostanzialmente passando da un livello, come dire, da un ordine di grandezza a quello inferiore o anche a quello inferiore ancora, quindi passando per esempio da 100.000 piante ettaro a 10.000 o 1.000 piante ettaro, e questo l'abbiamo verificato soprattutto in quest'area dove abbiamo fatto ben 3 interventi nei 3 anni in cui abbiamo lavorato. L'intervento si fa molto bene a mano, ma si fa bene anche con queste zappette biforcute, perché utilizzando quella parte biforcuta si estrae molto bene l'apparato radicale senza durare fatica. Questa è una modalità interessante che permette di, appunto, circoscrivere l'area quando ci sono moltissime piante anche di piccola dimensione e lasciare le piante lì, perché portarle via, una volta estirpate, lasciarle lì, portarle via comporterebbe una fatica immane e ridurrebbe chiaramente la capacità di sforzo sui terreni, sulla maggiore estensione possibile dei terreni. Le piante chiaramente possono produrre semi anche quando sono estirpate, però questo, ripeto, questo rischio che c'è può essere, può, diciamo, è più favorevole concentrarsi su un'estensione maggiore piuttosto che cercare di portare via il materiale che diventerebbe infattibile. Questa è la produttività, vado alle conclusioni. Questo lascio perdere, diciamo. Vado alle conclusioni dicendo appunto che Senescens equidens è una specie invasiva e in forte espansione, e l'abbiamo visto sul Gran Sasso, ma diciamo indirettamente l'abbiamo visto anche in altre aree del centro Italia. Abbiamo visto che ormai provoca un impatto a livello di comunità vegetale in habitat di interesse conservazionistico, e che l'estirpazione manuale è tecnicamente ed economicamente attuabile anche su superfici vaste, quindi non è una cosa infattibile. È importante farla sui margini stradali ed è importante stabilire un protocollo di intesa con gli enti proposti, soprattutto appunto gli enti che gestiscono come la provincia le aree, diciamo, i margini stradali, la pulizia dei margini stradali. E è importante, a parte questa parte che non ho trattato, diciamo, con gli erbicidi, è importante mettere in evidenza come il parco del Gran Sasso ha attuato in questi 3 anni una massiccia campagna di informazione che attraverso incontri soprattutto con gli agricoltori e gli allevatori, che ha permesso di non solo informare le persone che non conoscevano questo problema, ma di motivare tantissimo queste persone che in prima persona si sono sentite veramente interessate e colpite da questa questo pericolo, e hanno portato avanti per conto proprio interventi su piccola scala, ma insomma nei loro terreni, di eradicazione. Quindi diciamo il successo è stato doppio da questo punto di vista, perché appunto abbiamo favorito questo approccio. Prego, grazie, arrivederci.